Oggi ragazzi vi parlo di un piccolo trucchetto Android, anzi di un'applicazione gratuita per Android che vi permetterà di fare una cosa estremamente comoda: prendere note, oppure twittare, oppure scrivere messaggi WhatsApp direttamente dal centro notifiche del vostro dispositivo. È una cosa sicuramente molto comoda, soprattutto per quando bisogna prendere delle note, perché è assolutamente immediata. In questo video vi farò vedere proprio come funziona, vi farò vedere come si chiama l'app e vi ricordo che è disponibile su Play Store del tutto gratuitamente. Io sono Cadendo, benvenuti in un nuovo video di Tech Fanpage. L'applicazione che andremo ad utilizzare si chiama Knockdown Tile e, come noterete, è gratis nel Play Store. Una volta scaricata e installata l'app, vi ritroverete al cospetto di un'applicazione realizzata estremamente bene e molto semplice da utilizzare. Tutto quello che dovrete fare per utilizzarla, infatti, sarà abbassare per due volte il Notification Center di Android, selezionare l'icona che vi permetterà quindi di posizionare meglio e a piacere le icone relative alle scorciatoie, e vedrete che in basso troverete la nuova icona dell'applicazione appena installata, un'icona con la quale si annuncia di poter prendere delle note. Quello che dovrete fare sarà spostarla e posizionarla nella posizione che più vi aggrada. Fatto ciò, praticamente il gioco è fatto. Per scrivere una nota non dovrete fare altro che selezionare quindi l'applicazione che avete appena inserito nel menu delle notifiche di Android. Selezionandola si aprirà una riga, in questa riga potrete scrivere il testo che vi interessa, testo che una volta salvato con l'icona posta sulla destra della riga di testo si potrà quindi salvare come nota oppure inviare come messaggio testuale in tutte le applicazioni compatibili, tra cui troviamo ovviamente WhatsApp, tra cui troviamo ovviamente Twitter e così via. È chiaro che con questa applicazione questa tipologia di operazione diventa praticamente immediata. Io vi consiglio di installarla soprattutto se prendete spesso delle note col vostro cellulare. Inoltre, ragazzi miei, essendo gratuita, perché non provarci? Io sono Dario Caliendo, l'appuntamento al prossimo video di Tech Fanpage.